e ripresa di Serni alla nuova campagna di scavi nel sito storico della Pineta, nei pressi dell'ingresso cittadino per Santo Spirito. Sito risalente a circa 700.000 anni fa e scoperto casualmente nel 1979. Dopo la straordinaria scoperta di un dente incisivo superiore di bambino dello scorso inverno, che attesta la testimonianza ancora più certa del passaggio dell'uomo in quest'area 580.000 anni fa, le ricerche hanno ripreso nuovo e più intenso vigore. La campagna di scavi estivi è diretta da Carlo Peretto, docente dell'Università di Ferrara, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica del Molise. Ai lavori di documentazione, restauro e studio dei materiali archeologici e paleontologici prendono parte ricercatori e studenti universitari provenienti dall'Europa, America Latina e India. Ma oltre queste attività sono previsti fino al prossimo mese di agosto interessanti seminari sul primo popolamento europeo di esseri umani, compresi nel periodo tra l'Homo erectus e l'Homo sapiens. Il giacimento Pentro è ritenuto dagli esperti un caposaldo della cronostratigrafia per la presenza di micromammiferi, gli strumenti litici, e per i ritrovamenti di accampamenti temporanei dell'Homo eserniensis, radunati in piccoli gruppi composti da poche decine di persone. Parallelamente alle attività di ricerca al sito La Pineta proseguono anche le indagini a Gualdo San Nicola, nella vicina Monte Roduni, giacimento storico del Pleistocene medio, che attesta una frequentazione di esseri umani a partire da 350.000 anni fa.